Sono Danilo, ho 34 anni, sono della provincia di Cosenza, ma vivo a Padova da circa 6 mesi, dove mi sono trasferito per iniziare un nuovo lavoro in una multinazionale farmaceutica che si occupa di produzione di contenitori e siringhe in vetro per conservazione e rilascio di farmaci. E nello specifico io sono referente di modellistica computazionale, quindi sono assunto come ingegnere senior nel Dipartimento di Ricerca e Sviluppo. Ho vissuto all'estero per circa 6 anni e mezzo. Mi sono inizialmente spostato in Belgio, dove ho dovuto fare un anno di dottorato. Poi sono stato altri 2 anni in Belgio per un progetto finanziato da un'azienda tedesca. E poi alla fine del progetto questa azienda mi ha assunto direttamente e mi sono spostato poi in Germania, dove sono stato per circa 3 anni e mezzo. L'azienda realizzava prevalentemente dispositivi per dialisi. Il motivo per cui sono partito essenzialmente è stato legato a una questione di, diciamo, lavorativa in merito al dottorato che facevo. Poi in buona sostanza sono rimasto, non sono esattamente uno di quei cervelli in fuga, cioè ero all'estero e ci sono poi rimasto. Nel mio rientro in Italia ho usufruito anche di alcune agevolazioni fiscali, che sono delle agevolazioni molto, molto positive per chi rientra dall'estero, per cui in buona sostanza pago pochissimo di IRPEF. A parte gli affetti dell'Italia mi è mancato molto, cioè un po' il modo di vivere, perché alla fine dei conti penso che con un lavoro buono la qualità della vita in Italia sia decisamente anche più alta rispetto ad altri paesi, posto che ovviamente anche i servizi siano di qualità. Beh, ci sarebbero molti, molti episodi da raccontare, diciamo. Forse quello, il primo che mi viene in mente è sicuramente la mail epica con cui ho salutato i miei colleghi tedeschi, in cui praticamente li ho un po' presi in giro sulle loro abitudini, quindi è anche un pochettino sulle questioni calcistiche, soprattutto poi anche sui gol di Grosso e Del Piero ai mondiali del 2006. L'argomento mondiale 2006 è ancora un pochettino scontante, però. A un certo punto sentivo l'esigenza di ritornare per diversi motivi, innanzitutto per motivi di tipo affettivo. Poi c'è anche una questione anche più di visione, perché dice il saggio: ritornate alle vostre case e rendete grande il vostro paese, ricordandovi che un popolo non finisce per una sconfitta, ma quando dimentica di essere un popolo.